Facendo un po' di pulizia sul PC, ho trovato un articolo in inglese di qualche tempo fa sulle cose che non credevi si trovassero a Londra. E mi son detto, ma sì, condividiamolo con tutti voi. L'originale aveva 18 luoghi da visitare, ma molti erano parchi, quindi mi sembrava un po' ripetitivo. Poi, ovviamente, basandomi sul gusto nostrano, ho tagliato notevolmente e questo è il risultato. È un video veloce veloce. Poi, se ti va di approfondire l'argomento, ricordati di consultare il blog, il link lo trovi in descrizione. Ma prima di incominciare, sigla! Il museo Ornimen & Gardens a Forest Hill. La stazione più vicina è Forest Hill, zona 3, e il prezzo del treno dalla zona 1 è di 3 sterline e 30. L'Ornimen Museum di Londra è aperto dall'epoca vittoriana ed ha una collezione immensa di strumenti musicali, oltre ad un acquario davvero impressionante. Se vai a visitare questo museo, ti consiglio di concederti una bella camminata nei suoi meravigliosi giardini, nei quali troverai milioni di specie floreali diverse. Ruislip Lido. La stazione più vicina è Northwood Hills, zona 6. Il prezzo del treno dalla zona 1 è di 5 sterline e 10. Non c'è alcun bisogno di andare fino a Brighton quando la spiaggia di Ruislip Lido è a pochi passi dalla stazione della metropolitana di Northwood Hills. Il Lido si trova al confine di Ruislip Woods, dove troverai una spiaggia di sabbia davvero bella grande. Eltham Palace. La stazione più vicina è Eltham, zona 4, e il prezzo del treno dalla zona 1 è di 3 sterline e 90. Questa è una vera meraviglia per il design ed è sicuramente un luogo da visitare. I resti del castello medievale sono stati incorporati nell'architettura di un maniero del 1930 in stile Art Deco, con un favoloso giardino interno. Epping Forest. La stazione più vicina è Luton, zona 6, e il prezzo del treno dalla zona 1 è di 5 sterline e 10. La spettacolare Epping Forest di Londra è la meta ideale per una fuga fuori porta senza spendere un centesimo o perdere tempo per raggiungere mete lontane dalla City. La foresta racchiude bellezze naturali e monumenti storici ed è possibile pianificare un itinerario o semplicemente passeggiare per trovare meraviglie nascoste tra la fauna selvatica. Petersham Nurseries. Stazione più vicina, St. Margaret's, zona 4. Prezzo del treno dalla zona 1, 3 sterline e 90. Se parliamo di fughe fuori porta, questa rappresenta sicuramente il miglior modo rustico per ricaricare le batterie dopo una lunga settimana a Londra. Trascorrere un giorno esplorando i vivai e i giardini per poi fare un break ad ora di pranzo con le splendide ricette offerte dalla sera a Petersham. Ti faranno sentire sicuramente rigenerato e pronto ad un'altra busy week nella City. Crystal Palace Park. La stazione più vicina è Crystal Palace, zona 4, e il prezzo del treno dalla zona 1 è di 3 sterline e 90. Non si può perdere sicuramente l'occasione di scattare un selfie con le sculture dei dinosauri al Crystal Palace Park. Nel parco troverai misteriose statue di sfingi, ma anche un lago in cui poter pescare. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e lascia un commento. Attiva le notifiche cliccando sulla campanella accanto al tasto iscriviti se guardi questo video su YouTube. Oppure, se lo stai guardando da Facebook, mi raccomando, metti mi piace sulla fanpage e ricordati di cliccare sul tasto Mostra per primi. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciao!